Possiamo recitare anche i misteri gloriosi in attesa del funerale. Nel primo mistero contempliamo Gesù che risorge da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a Lui, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero contempliamo Gesù che sale al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a Lui, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel terzo mistero contempliamo il dono dello Spirito Santo a Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a Lui, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Questi primi tre banchi sono liberi, possono essere occupati. Nel quarto mistero contempliamo Maria assunta al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a Lui, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel quinto mistero contempliamo Maria, incoronata Regina del Cielo e della Terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a Lui, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per tutti i defunti l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Affidiamo l'anima di Don Paolo all'intercessione della Madonna del Pozzo, perché l'accompagni ad un felice approdo nell'aldilà, per un incontro gioioso con il Signore risorto. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Sia lodato Gesù Cristo.
che mi libererà quando verrà nella gloria, quando la vita con lui rinascerà. Sorgerà. Alleluia, 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 alleluia. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, questa vostra presenza così numerosa, di sacerdoti, di fedeli, dice già quanto è dolorosa la morte improvvisa del nostro carissimo Don Paolo, e quale rimpianto lascia nei nostri cuori, anche se vogliamo che sia soprattutto la fede pasquale che ancora celebriamo in questi ultimi giorni del tempo di Pasqua, a sostenerci nel dare il nostro ultimo saluto a Don Paolo, nel rendere grazie a Dio per il suo ministero, nel chiedere il perdono dei peccati che avesse compiuto, perché sia accolto nella gioia e nella pace dei santi. Ci sentiamo naturalmente vicini, in modo particolare alle sue sorelle, a tutti i suoi familiari, ai quali esprimiamo le nostre più sentite condoglianze, ma questo lutto evidentemente tocca tutta la nostra Chiesa, e in questa comunione appunto che ci unisce vogliamo chiedere al Signore consolazione, grazia e di rinnovare la nostra fiducia che la nostra vita non cade nel nulla, ma viene raccolta dal suo amore e portata a pienezza. Disponiamoci a celebrare questa Eucaristia di suffragio, consapevoli anche dei nostri peccati per i quali chiediamo il perdono di Dio. Signore, che è asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito. Kyrie eleison. Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola. Christe eleison. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli. Kyrie eleison.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Signore misericordioso, esaudisci con bontà le preghiere che umilmente ti rivolgiamo per l'anima del tuo servo Paolo, sacerdote, che nel tuo nome ha fedelmente esercitato il ministero. Possa ora allietarsi in eterno nella comunione dei tuoi santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli lo incolpavano e gli misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto, che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volessi andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Parola di Dio. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli, il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori,
esecutori dei suoi comandi. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. È una parola importante quella che Gesù dice a Pietro dopo la triplice domanda e risposta che conferma l'Apostolo nell'amore per il Maestro. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Parole importanti, come sono tutte quelle nel Vangelo di Giovanni, non solo introdotte da quel doppio Amen, in verità ti dico. Ma forse ci piace pensare che quel tendere le mani perché un altro ci vesta e ci porti dove forse noi non vorremmo da soli andare, ecco, forse desidereremmo che questo si presenti poco alla volta, a piccoli passi nella nostra vita. Per Don Paolo non è stato così. Questa parola si è realizzata per lui all'improvviso, nel cuore della notte. Non sappiamo bene come e perché, da un punto di vista umano. Ma da credenti non possiamo non pensare che il Signore stesso,
abbia preso Don Paolo per mano e lo abbia vestito per condurlo all'ultimo incontro con sé. Nel cuore della notte Don Paolo si è sentito dire ancora una volta dal Signore, non sappiamo come, il suo «Vieni, seguimi». E Don Paolo ancora una volta, per l'ultima volta, ma questa è stata anche la volta decisiva, quella che ha riassunto tutta la sua vita, ha fatto quel che sempre aveva cercato di fare nella sua vita, cioè dire di sì al Signore, seguirne la chiamata, andare con Lui e da Lui. Aveva incominciato a farlo da bambino e da ragazzo, introdotto alla fede nella sua famiglia contadina di origine, nella quale era nato qui a Offanengo nel 1942, soprattutto grazie alla mamma che poi, rimasta vedova, l'ha accompagnato per molti anni nel suo ministero di prete. Ha continuato a seguire il Signore riconoscendo e accogliendo la vocazione al ministero presbiterale attraverso la condivisione della vita di questa parrocchia di Offanengo, che è stata così ricca di vocazioni al ministero presbiterale, alla missione, alla vita consacrata, e poi compiendo il cammino di formazione nel seminario. Ordinato prete nel 68, Don Paolo si è sentito dire più volte dal Signore «seguimi», accogliendo i diversi incarichi di ministero che gli sono stati via via affidati. Nelle parrocchie, anzitutto, prima come viceparroco a Bagnolo Cremasco, dove ha lasciato un segno profondo, come mi ha testimoniato tra gli altri Don Giovanni Viviani, che da Roma si unisce a questa nostra celebrazione di suffragio. E poi da parroco a Capralbe, a Trescore, ma poi anche il ministero a servizio della diocesi, specialmente come presidente dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero per tanti anni e come responsabile dell'assistenza ai preti malati e anziani. E la sua risposta al richiamo del Signore Gesù continuava giorno per giorno come canonico della cattedrale, fedelissimo alla officiatura quotidiana, dove io l'ho visto e salutato ancora martedì mattina, certamente senza minimamente immaginare che sarebbe stata l'ultima volta, e poi nella collaborazione pastorale all'unità pastorale di San Benedetto e San Pietro a Crema. Ecco, seguendo il Signore in questo modo, Don Paolo non deve essere rimasto sorpreso dall'ultima improvvisa chiamata giunta nel cuore della notte. E mi piace immaginare che sia andato dietro al Signore Gesù con semplicità e fiducia, con animo e volto sorridente, in pace, come il suo atteggiamento abituale lasciava trasparire. Immagino che sarà capitato anche a lui, nell'uno o nell'altra occasione della sua vita di prete, di ritrovarsi nei panni di Pietro, il discepolo generoso, ma anche peccatore, bisognoso della misericordia del suo Signore. Una misericordia che sa mettersi al passo di ciascuno, come suggeriscono le tre domande che Gesù rivolge a Pietro e le risposte di Pietro stesso, e che permettono all'Apostolo di sentire il dolore dei propri tradimenti, ma ciò nonostante di continuare a dire a Gesù con povertà, ma con verità: «Signore, tu sai che ti voglio bene». E merita di essere sottolineato il fatto che la ricompensa, se vogliamo dire così, che il Signore consegna a Pietro per questo suo volergli bene, pur nella consapevolezza, come dicevo, delle proprie fragilità, dei propri peccati, questa ricompensa è un compito, quello di guidare, sostenere, nutrire, prendersi cura del gregge, cioè di coloro che appartengono al Signore Gesù. E qualche volta, forse, noi preti e anche vescovi, specialmente nei momenti di maggiore stanchezza o delusione, rischiamo di pensare che il Signore, più che una ricompensa, abbia messo sulle nostre spalle un peso, un impegno difficile, a volte persino ingrato. Il Vangelo ci ricorda qualcosa di diverso. Sì, è un impegno, e non è certo quello di prendersi cura del popolo che appartiene al Signore, e non è certo un impegno facile.
ma è prima di tutto un dono, una grazia che ci è stata fatta, perché anche noi possiamo partecipare in questo modo alla dedizione con la quale il Signore Gesù ama coloro che il Padre gli ha affidato e per i quali offre la sua stessa vita. Mi sembra che Don Paolo, per come ho potuto conoscerlo e anche per quanto ho potuto sentire di lui, abbia vissuto con animo mite e gioioso la sua condizione di prete e la responsabilità per i compiti che via via gli sono stati affidati, con umanità e semplicità, lieto di poter testimoniare l'amore del Signore, lieto di poter, come l'Apostolo di cui portava il nome, no? Abbiamo sentito nella seconda lettura, quest'Apostolo che ha dedicato la sua vita al Signore Gesù, ritenuto morto, ma che lui sosteneva essere ancora in vita, essere risorto e vivente. Ecco, credo che Don Paolo nel suo ministero, appunto con semplicità, con letizia, abbia potuto testimoniare il Signore Gesù risorto, vivente, abbia potuto testimoniare l'amore per lui e il suo volergli bene dentro rapporti umani, cordiali, sereni, attraverso i quali passava la verità del Vangelo che gli era stato affidato. Come ci ricordano le parole di commento che l'Evangelista fa al dialogo tra Gesù e Pietro, il mistero pasquale ci assicura che anche la morte, per chi sta nell'amore di Dio, non è una perdita, ma è l'ultimo e definitivo modo di dare gloria a Dio, di riconoscere cioè che veniamo da Lui e a Lui ritorniamo andando dietro al suo Figlio nella via di un amore che si dona senza riserve, perché anche altri possano conoscere quest'amore ed esservi attirati e giungere così alle fonti della vita vera. Con questo credo è stato il senso del ministero di Don Paolo e per questo siamo riconoscenti a Dio, sicuri nella fede che Dio ora nella sua misericordia accoglie questo suo servo per renderlo partecipe in Cristo della risurrezione e della vita per sempre. Ravvivati dalla parola di Dio, nell'adesione di fede a Cristo, morto e risorto per la salvezza del mondo, preghiamo con speranza il Dio dei viventi. Diciamo insieme, Padre della vita, ascoltaci. Padre della vita, ascoltaci. Per Don Paolo, che con zelante ministero sacerdotale ha servito la Chiesa cremasca nelle parrocchie di Bagnolo Cremasco, Capralba, Trescore Cremasco, nell'unità pastorale San Benedetto, San Pietro, perché possa ora partecipare in pienezza alla gioia della risurrezione, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Gli amici della classe 1942 ricordano la testimonianza di vita sacerdotale, il sorriso e la grande disponibilità di Don Paolo. Affidano la sua anima all'intercessione della Madonna del Pozzo perché la accompagni ad un felice approdo al di là, per un incontro gioioso con il Signore risorto. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Perché in un mondo che passa, accogliamo il Vangelo della vita che non tramonta, con la ferma speranza che siamo in cammino verso di Te, Signore, per incontrarti nella felicità del Paradiso. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per quanti condividono nell'anima e nel corpo la passione di Gesù, per tutte le persone ammalate e i loro familiari, per quanto vivono momenti difficili, per chi è nel lutto, perché il Signore doni a tutti la speranza che viene dalla sua croce e risurrezione, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci.
perché non ci stanchiamo di chiedere al Signore il dono di nuove vocazioni sacerdotali e religiose, affinché molti giovani scelgano come ideale di vita di servire Cristo nei fratelli. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Ringraziando il Signore anche per il ministero di Don Paolo, al servizio di tutto il presbiterio diocesano, nell'Istituto Sostentamento Clero e nella cura per i preti anziani ammalati, preghiamo appunto per i nostri confratelli sacerdoti più avanti negli anni e segnati dalla malattia e che anche per questo non possono essere presenti qui tra noi oggi, a cui il Signore sia loro vicino con la sua forza e consolazione e anche con l'attenzione e la carità premurosa di chi se ne prende cura e di tutto il presbiterio diocesano. Preghiamo. Della vita, ascoltaci. O Dio, da cui scaturisce ogni vita e a cui approda chiunque cerchi verità e amore, prendi tra le tue braccia Don Paolo e donagli di poter vivere per sempre felice nel tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prendi la mia vita, prendila, Signore, e la tua fiamma bruci nel mio cuore. Tutto l'essere mio vibri per te, sì, mio Signore e divino. Solo ben dall'infido male, guardami, Signore, vieni mia gioia e compitor di fe. Se la notte nera vela gli occhi miei, se la mia stella splendi innanzi a me. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Allora, gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Invochiamo, Signore, la tua clemenza, questo sacrificio umilmente offerto per il tuo servo Don Paolo, sacerdote, ora ottenga a lui, che nella Chiesa lo ha fedelmente celebrato, il perdono e la pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona è giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini,
la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, preghiamo umilmente, santifica e consacra con il Tuo Spirito i doni che Ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la Tua morte, Signore. Proclamiamo la Tua risurrezione nell'attesa della Tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del Tuo Figlio, della Sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della Sua venuta nella gloria, Ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della Tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del Tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a Te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i Tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i Tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di Te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la Tua Chiesa pellegrina sulla terra, il Tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Daniele, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i missionari, i diaconi e il popolo che Tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla Tua presenza. Ricongiungi a Te, Padre misericordioso, tutti i Tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Don Paolo, che hai accolto a Te da questa vita, e come per il battesimo e l'ordine sacerdotale l'hai unito a Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con Te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere della tua gloria. Quando asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per la distribuzione della comunione, quattro sacerdoti verranno qui davanti all'altare, mentre i sacerdoti concelebranti resteranno fermi e i diaconi passeranno per la distribuzione appunto della comunione. I celiaci, anche loro, possono venire qui davanti.
Preghiamo. Saziati dal nutrimento del cielo, imploriamo, Signore, che per la forza di questo sacrificio il nostro fratello Don Paolo, sacerdote, fedele servitore nella Tua Chiesa, possa gioire in eterno davanti al Tuo volto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima del rito dell'ultimo commiato, volevo trasmettere anzitutto alle sorelle, a tutti i familiari di Don Paolo e a tutti voi qui presenti le condoglianze, la vicinanza dei vescovi che si sono uniti al nostro lutto, il Monsignore Oscar Cantoni da Como, il Vescovo Franco Manenti da Senigallia e il Vescovo Carlo Ghidelli, compaesano, come sapete bene, di Don Paolo, al quale ho telefonato appunto mercoledì mattina, appena poco dopo aver saputo la notizia della morte di Don Paolo, e Don Carlo mi ha detto, gli ho raccontato appunto che è morto così, nel sonno, nella notte, che se n'è andato appunto un po' come era vissuto, con questo suo stile, in un certo senso in punta di piedi, molto delicato. In ogni caso abbiamo appunto anche questa vicinanza, so che anche il Vescovo è merito di lodi, Monsignor Merisi, che conosceva bene, era amico di Don Paolo, è passato ieri per una visita e mi ha detto anche lui di esprimere appunto le sue condoglianze e la sua vicinanza. Ecco, è anche bello, credo che questo ricordo di Don Paolo si allarghi anche al di là appunto dei confini pur grandi di questa parrocchia, della nostra piccola diocesi, per così raggiungere anche altri orizzonti e mostrare così quanto la semina del bene può germogliare in frutti abbondanti. Il nostro fratello Don Paolo, sacerdote, si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo. Io credo risorgerà questo mio corpo, vedrà il Salvatore. Nascessi, mio Dio, tu mi conosci, ricordati, Signore, che l'uomo è come l'erba, come il fiore del campo. Io credo, risorgerò questo mio corpo. Salvatore, curai nelle tue mani quest'anima che mi hai data, accoglila, Signore, da sempre tu l'hai amata, è preziosa ai tuoi occhi. Io nelle tue mani, Padre clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Don Paolo. Confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con lui risorgerà nell'ultimo giorno.
Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello. Per Cristo nostro Signore. Amen. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme. Ti accolga il coro degli angeli e con Lazzaro povero in terra tu possa godere il riposo eterno nel cielo. Amen. L'eterno riposo dona a lui, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Regina Cielo.